Buongiorno a tutti. Oggi a domanda risponde parleremo di reclami sulla mobilità e anche reclami sulle graduatorie interne d'istituto. Nelle graduatorie interne della mia scuola non mi sono stati attribuiti tutti i punti dei titoli culturali che corrispondevano a 12, ne ho ricevuti 10. Devo fare reclamo? Allora, diciamo che se i 12 punti di titoli culturali corrispondono alle lettere B, C, D, E, F, G, I ed L della tabella A, punto terzo dei titoli generali dell'allegato 2 del contratto di mobilità, il massimo cumulabile per le graduatorie interne di istituto era 10 punti, perché si utilizzano le graduatorie, la tabella proprio riferita alla domanda per la mobilità territoriale e non quella professionale, invece dove si potevano cumulare più di 10 punti. Dunque, in tal caso non deve fare ricorso, non deve fare reclamo, perché 10 punti sono corretti. Passiamo alla seconda domanda. Sono figlia referente unica per assistere mia madre in stato di gravità. Conviviamo in un comune diverso da quello in cui è ubicata la scuola. Devo essere esclusa dalla graduatoria interna per i perdenti posto? Allora, l'esclusione spetta solamente se entro il 13 aprile 2021 è stata presentata domanda di mobilità con precedenza per assistenza alla madre, proprio verso il comune di residenza del congiunto da assistere. Se non è stata presentata questa domanda di mobilità, si deve essere graduati regolarmente. Passiamo alla terza domanda. All'atto di notifica della domanda di mobilità non mi è stato riconosciuto il punteggio aggiuntivo, che vale 10 punti. Cosa devo fare? Beh, incominciamo col dire che il bonus aggiuntivo di 10 punti spetta se il docente, nell'ottennio che va dal 2000 al 2001 al 2007-2008, per un triennio non ha prodotto domanda di mobilità o avendola prodotta l'ha revocata nei termini indicati dall'ordinanza ministeriale del tempo e poi successivamente all'acquisizione di questo bonus una tantum non lo abbia mai utilizzato in una domanda di mobilità. Dunque, se si trova in queste condizioni, cioè se ha acquisito questo bonus e non lo ha mai utilizzato, è chiaro che deve fare reclamo entro 10 giorni dall'atto della notifica della domanda di mobilità all'ufficio scolastico della provincia di titolarità. Continuate a seguirci sul nostro canale YouTube, nei nostri social in generale, Facebook, nel nostro sito www.tecnicascuola.it, perché andranno sicuramente nei prossimi giorni in onda altri video, ma anche articoli riguardanti tematiche del mondo della scuola. Arrivederci, grazie a tutti.